Chiara Tamburini, buonasera. Buonasera. Ciao. Tu sei la responsabile di I Choose Shortini. Siete nell'area C, ci sono tutti i bimbi in questo momento, stanno giocando al teatrino. Come sta andando? Siamo nell'area C, sì, questa è la nostra area per tutti e quattro i giorni del festival. Oggi siamo già al secondo, al momento è in attivo il teatro dei burattini, sono delle storie che abbiamo creato noi interamente, abbiamo costruito la scenografia e tutto, e ruotano anche queste, come tutte le attività della sezione, attorno al tema del viaggio, che è il tema portante di questa edizione del festival, che quindi viene ripreso anche dall'attività di I Choose, chiaramente. Allora, quali sono gli sviluppi del magazine? Gli sviluppi del magazine sono molto buoni, è iniziato con l'attività teorica di cui abbiamo già parlato, quindi giorno 28, 29 e 30, dopodiché i ragazzi sono già all'azione, hanno scritto prima dei pezzi durante le lezioni, sono usciti con il primo numero ieri, che praticamente è terminato subito, adesso hanno già mandato in stampa la seconda edizione, il secondo numero che verrà distribuito questa sera. Non si tratta altro che di mettere su carta tutte le esperienze vissute praticamente attivamente durante il festival, per cui i ragazzi sono divisi in aree, sono divisi in settori e scrivono sulle diverse attività che accadono qui, dalle 5:30 in poi. Qual è la tipologia dei premi, Chiara? E poi quando avverranno le premiazioni? Dunque, abbiamo due sezioni in concorso, la sezione picture, che si tratta praticamente di disegni, e la sezione foto, ci sono delle fotografie. Ogni sezione avrà due premi, un primo premio assegnato dalla giuria, un secondo premio assegnato dal pubblico. È possibile infatti votare fino a sabato, praticamente tutta la giornata. Il premio del pubblico è quello che deriva dalle votazioni sia per l'una che per l'altra sezione. I premi verranno assegnati per la sezione picture domenica pomeriggio dalle 19 alle 20, sempre in area C. Tutti gli altri premi invece vengono assegnati all'interno della serata finale, che inizierà alle 21:30 in area A, e ovviamente si unisce come premiazione a quella ufficiale di Shortini. Bene, ci rincontreremo in questi giorni. Senz'altro. Buon proseguimento per Shortini. Grazie. Ciao. Ciao.